Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Siamo alla seconda lezione di Machine Studio MK3, oggi ci occupiamo di scoprire come funziona il browser. Ovviamente cercheremo di lavorare rimanendo sull'interfaccia del machine, quindi utilizzando al meno possibile l'interfaccia software. Per prima cosa clicchiamo su browser qui in alto e accediamo, come vediamo, alla pagina di navigazione all'interno delle librerie di machine. Utilizzando i pulsanti in alto possiamo muoverci su progetti, gruppi, suoni, instruments, effetti, samples. Torniamo nella sezione gruppi e con la manopola sotto possiamo spostarci fino ad arrivare a, per esempio, alla libreria di machine integrata. Avremo a disposizione un secondo knob per muoverci nella libreria 1.8, 2 o 2.5. Attraverso l'uso del joystick ci spostiamo nella parte laterale e scegliamo uno dei kit da caricare all'interno di machine. Ovviamente spostandoci dalla libreria 1.8 alle altre librerie cambiano i tipi di librerie a disposizione. Rimaniamo sulla 1.8, selezioniamo il kit 808 kit, che è quello che uso molto spesso, e premendo sul pulsante del joystick confermiamo e carichiamo il kit. Siamo ora pronti a lavorare con il kit della 808. Possiamo caricare un secondo kit nel banco B. Quindi selezioniamo B, andiamo per esempio a caricarci il kit della 909, riconfermiamo e abbiamo caricato il kit della 909. Con il pulsante A torniamo su quello della 808, 909. Come vediamo, il sistema di interfaccia è estremamente semplice e disegnato per lavorare velocemente nel caricamento dei kit di batteria in questo caso. Ovviamente possiamo caricare all'interno anche delle song già predisposte all'interno di machine MK3. Ad esempio, rimanendo sempre nella library machine, andiamo a caricarci, in questo caso, la libreria 2.5, scendiamo sul pulsante C per avere un terzo kit da utilizzare, ed abbiamo già velocemente pronto il nuovo kit con gli effetti. Nella sezione software, nel momento in cui torniamo all'interno dell'interfaccia di machine, possiamo tranquillamente lavorare sui tre kit che abbiamo caricato. All'interno del sequencer è già disegnato una sorta di sequenza, appunto, che si riferisce al kit caricato. Andando ora in play, mandiamo in play tutte e tre le sezioni contenenti i tre kit. Facciamo una prova, abbassiamo il master per evitare che vada troppo in alto, spingiamo play e in questo momento stiamo ascoltando le tre sequenze create appunto per il float kit, per la 909 e la 808. Con questo sistema possiamo anche creare quindi dei loop alternativi di combinazioni già preimpostate. Stop. Ovviamente questo fa parte di una scena, la scena 1 che vediamo qui sopra. Possiamo aggiungerne una seconda ed aggiungere altri kit per avere la possibilità di creare live delle situazioni già preimpostate in base alle song. Nel momento in cui voglio ascoltare soltanto uno dei kit, tenendo premuto mute e selezionando i kit che non voglio ascoltare in questo caso, quindi per esempio la 909 e il float, andando in play avremo soltanto la 808. Possiamo ovviamente suonare live direttamente sopra. Spero che questa lezione vi sia stata utile e vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata, verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!